Venerdì 23 dicembre, ben ritrovati su Vercelli Web TV. Il Movimento 5 Stelle, per voce dell'onorevole Mirko Busto ed il Movimento Vercellese Cittadini in Movimento, hanno denunciato nei giorni scorsi, anche con un esposto alla Procura di Vercelli, il pericolo di inquinamento ambientale a Santhià derivante dal capannone abbandonato dell'ex società Magliola, un possibile ecomostro considerata la sua copertura in Eternit. Arriva oggi una nota del sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio. Di certo quello che non serve a nessuno è fare del terrorismo ambientale, commenta il sindaco. Occorre invece fare effettuare le verifiche necessarie e capire il problema e la sua entità. Quindi ogni ente, per la propria competenza, agirà a tutela dell'ambiente e della salute. ARPA e ASL hanno effettuato i sopralluoghi al capannone di corso 2 giugno, lo scorso 16 dicembre, spiega Angela Riotti, vice sindaco e assessore all'ambiente. Dopo gli esiti di ARPA e le eventuali prescrizioni di ASL, il sindaco emetterà, se è prevista, l'ordinanza di smaltimento. Prosegue il vice sindaco: non è utile a nessuno strumentalizzare politicamente questa situazione gridando all'ecomostro ora. Poiché il capannone è lì da almeno 30 anni, ci si chiede come mai prima di adesso nessuno avesse mai alzato un dito. Se qualcuno ha dati certi relativi a inquinamento effettivo potenziale, ha il dovere civico e morale di denunciare la cosa agli organismi di controllo. I sentito dire e i forse non aiutano. La polizia ferroviaria, nella costante attività di prevenzione e repressione dei reati predatori in ambito ferroviario, invita i passeggeri ad essere partecipi e protagonisti della sicurezza, prestando sempre la massima attenzione per riconoscere ed evitare gli stratagemmi utilizzati con più frequenza nelle stazioni ferroviarie e sui treni da ladri di bagagli, truffatori e borseggiatori, dove dietro una banale richiesta di informazioni può celarsi un imminente tentativo di furto. La Polfer, richiamando la campagna informativa Stai attento e fai la differenza, promossa da Ferrovie dello Stato italiano e dalla Polizia di Stato, con la divulgazione di opuscoli, annunci sonori, apposita cartellonistica presente nelle stazioni relative alle situazioni di rischio in cui possono ricorrere i viaggiatori, ricorda che i borseggiatori e i truffatori aspettano il momento in cui la distrazione è maggiore, quando stazioni e treni sono più affollati, proprio come in questo periodo di esodo natalizio. Piazza Cavour a Vercelli sarà la location per gli auguri di Natale domani pomeriggio e per la festa di Capodanno. E si concluderà con un concerto gospel invece la vigilia di Natale dalle ore 17 in Piazza Cavour, a cui seguiranno gli auguri di Natale dell'arcivescovo Marco Arnolfo. Per concludersi poi con il concerto, che sarà anche molto, molto bello, perché da anni non si fanno più concerti di Capodanno, mentre invece abbiamo pensato di farlo con il Folle Pretesto e Alessandro Geddo, che di solito tira molte persone. Dunque sarà anche una giornata importante anche per il commercio, perché quando tu fai un concerto così, inizi il pomeriggio già a lavorare il mattino, e i negozi che ci sono, le attività, i bar, sicuramente già lavorano. Dunque pensiamo a una cosa e anche all'altra. Dunque, però, il rapporto che c'è con l'amministrazione è un rapporto anche molto importante e collaborativo, perché insomma poi quando c'è bisogno di qualcosa alzano il telefono e Ascom risponde come al solito, ma questo ci fa anche piacere, come dicevo. La mattina di Natale, dalle 9, trasmetteremo per i nostri telespettatori, ma anche per tutti i vercellesi, il messaggio che l'arcivescovo di Vercelli, Monsignor Marco Arnolfo, ha registrato per Vercelli Web TV. Ve ne mostriamo una piccola anticipazione. Un bambino, che è il motivo di questa gioia, perché quando c'è un bambino in una casa c'è l'apertura, la speranza, si vede il futuro aprirsi per quella famiglia, per quelle persone, per quella casa. E poi un bambino avvolto in fascia, in una mangiatoia, sta a indicare che il motivo di questa gioia è di un bambino che viene sì dal cielo, ma è uno di noi, è uno che ha bisogno anche delle nostre attenzioni, delle nostre cure. È un bambino che porta dentro il cuore il segreto di una felicità che dobbiamo scoprire. Babbo Natale porta la campagna con tutti i suoi sapori sotto l'albero di Natale. La scelta di un dono tipico e a chilometro zero sembra infatti aver conquistato cuore e tendenze dei consumatori vercellesi, che nelle scorse settimane hanno affollato i mercati e i punti di vendita diretta di Campagna Amica di Coldiretti.
Ultimo appuntamento per la corsa al dono agricolo gastronomico è fissata per la mattinata del giorno di domani, proprio in occasione del consueto appuntamento con l'agrimercato in piazza Cavour a Vercelli, che diventa per l'occasione natalizio. Gli imprenditori di Campagna Amica saranno presenti con i loro consueti prodotti, ideali per comporre i tradizionali cesti di Natale, adatti per tutte le tasche e per tutte le età. Nascerà a Vercelli la Piazza del Sapere nell'area dell'ex ospedale. Il primo passo è il trasferimento delle biblioteche comunali e già a buon punto. Ce ne parla il sindaco Mauro Forte. Con i futuri fondi del PISU nella programmazione 2014-2020 abbiamo come progetto, e già con la Regione Piemonte ci stiamo lavorando, di creare una piazza del sapere qui in questa bellissima struttura, negli spazi ancora da ristrutturare, in modo tale da poter spostare tutta la biblioteca civica in questo contesto e aggiungere tutte le biblioteche che sono disponibili a condividere con noi questo il patrimonio librario, creando una piazza del sapere nel vero senso della parola, perché come amministrazione noi crediamo molto, crediamo nella valenza della biblioteca come consultazione, ma anche come luogo di incontro, luogo di iniziative, luogo di scambi di opinioni, quindi stiamo lavorando in quella direzione. Ed ora la pubblicità e poi lo sport. Conferenza stampa prepartita di Mister Longo della Pro Vercelli, che domani giocherà in trasferta a Brescia. Ma sì, io credo che in questo ambiente meno si parla prima meglio è, ma più che altro perché ci sono delle regole non scritte in questo sport che spesso e volentieri la fanno da padrone. Sicuramente noi sappiamo che quando andiamo in trasferta dalle altre parti si strofinano le mani, no? Perché sentono aria di tre punti, però io credo che questo per noi possa essere solo un motivo in più per arrivare lì a Brescia incazzati come lo siamo stati sabato, con quella motivazione, anche perché a noi del Brescia, con tutto il rispetto per loro, interessa poco, se non interessa portare a casa tre punti che possono essere fondamentali per la nostra classifica. Quindi io voglio che la squadra capisca la determinazione con cui deve giocare anche fuori casa, dove se impariamo a gestire bene le pressioni che derivano comunque dall'ambiente esterno, possiamo assolutamente fare la nostra partita. Per questa edizione del nostro telegiornale è tutto, da parte mia e di tutta la redazione di Vercelli Web TV, un buon Natale a tutti e un augurio di buone feste. Noi ci vediamo come sempre martedì alle 19. Ancora auguri!